Bentrovati all'appuntamento con le dirette di Agenda Politica. Benvenuto ad Antonio Iannone, senatore di Fratelli d'Italia, ma anche commissario regionale del partito di Giorgia Meloni. E allora, Antonio, partiamo subito dal dato politico. Fratelli d'Italia è l'unica forza politica che ha detto no al governo Draghi, anche se in maniera, come dire, garbata e precisa. Se tutto dovesse andare come pare, sarete gli unici all'opposizione insieme a un manipolo di senatori del Movimento 5 Stelle. E così ce lo confermi. Buonasera, innanzitutto e un saluto agli amici di Agenda Politica. Per quanto riguarda noi, confermo al 100% il nostro leader Giorgia Meloni ha detto in maniera chiara che al di là della figura di Draghi non ci convince assolutamente lo scenario che si sta determinando con un tutti dentro che inevitabilmente darà gravi problemi di scelte e lo si vede già dalla fase delle consultazioni. Esce Salvini e dice di Draghi: ho apprezzato il riferimento all'impegno per il mondo delle imprese. Esce Crimi del Movimento 5 Stelle e dice: ah no, per noi punto fermo e il reddito di cittadinanza. Allora, noi ci chiediamo, una volta che saranno al governo, a confronto con i problemi reali del paese, è passata la sbornia dell'autorevolezza del nome di Draghi, che cosa faranno rispetto alle problematiche specifiche? Secondo noi sarà una gran confusione. E per questo noi abbiamo detto che l'unico modo per risolvere la questione era andare ad elezioni, perché purtroppo questa è la configurazione di questo Parlamento, con il voto del 2018, c'è cioè la prima forza politica, che si sta sfaldando completamente, Ti risulta per effetto comunque. delle troppe contraddizioni e Sì, delle troppe ma Delle troppe tu che vivi, promesse mancate, quindi. Antonio, perdonami, tu che vivi gli ambienti di Palazzo Madama, ti risulta che questi mal di pancia di un gruppo, si parla insomma di 40-50 senatori, che non sono pochi, del Movimento 5 Stelle, potrebbe tradursi in un, non dico voto contrario, ma quantomeno in un'astensione, almeno in questa prima fase? Il gruppo guidato da Toninelli, dalla Lezzi, dallo stesso Morra, presidente della commissione anticamorra, di cui tu tra l'altro fai parte, hai avuto insomma modo di avere qualche conferma? Ma noi a microfoni spenti sentiamo cose veramente Turche. irripetibili, anche contraddittorie da parte della stessa persona. Sicuramente c'è questa sofferenza perché anche loro avvertono questo scollamento ormai definitivo con quel popolo che li ha votati. Hanno smentito ogni virgola del loro programma. E poi ci sono tante partite interne, c'è il gruppo di Battista, c'è il gruppo che credo sia anche numericamente più consistente della Taverna al Senato, ma diciamo anche molti infantilismi autonomi, e quindi questo lascerebbe presupporre. Ma credo che questo ormai sia l'ultimo dei problemi che gli italiani possono porsi e, come dire, preoccuparsi. Ripeto, noi pensiamo che è nel suo insieme che l'architettura del governo Chiaro, non regga, chiaro. e poiché pensiamo che in ultima analisi, l'errore più grande nell'affrontare la pandemia e tutto quello che ha comportato in termini di crisi economica e sociale sia stata proprio la mancanza di una strategia nell'affrontarla. Crediamo che con questa maggioranza variopinta, Arlecchino,
un'Ursula vestita da Arlecchino. Un'Ursula un po' più cicciottella di Ursula, nel senso che c'è anche la Lega dentro, e c'è anche il Movimento 5 Stelle, e qui veniamo un po' al tema, perché cosa cambia sulle alleanze in vista delle delle comunali, non solo a Salerno, non solo a Napoli, ma immaginiamo a Roma, immaginiamo Milano, immaginiamo Bologna, cioè oggi il dialogo con Salvini e con Tajani, diciamo che con Tajani insomma era una cosa abbastanza facile da immaginare, però con Salvini è chiaro che adesso può cambiare qualcosa, secondo te? Vediamo nei prossimi giorni l'approdo, però non sfuggirà a nessuno che questo era già avvenuto in altre occasioni, in occasione del governo Monti, del governo Letta. A proposito, voglio ricordare, perché poi in Italia siamo un po' deboli di memoria, io vedo molte similitudini tra il governo Monti e questo governo che sta nascendo. Anche Monti arrivò tra gli squilli di tromba e poi è uscito tra le pernacchie. Quindi io dico, facciamo molta attenzione, sono sempre più convinto che la posizione della Meloni, peraltro a mio giudizio, salva anche la democrazia, perché un governo che non ha opposizione, certo, è sempre molto preoccupante per il gioco democratico. Mi dispiace leggere stamattina, ho avuto la possibilità di dare uno sguardo molto completo alla rassegna stampa, che ci sono molti giornalisti leccaculo del potere, scusami il termine, siamo in orario fuori fascia, quindi che addirittura usano anche argomentazioni personali stucchevoli sulla vita privata della Meloni con riferimento alla sua famiglia, perché sarebbe rea di essere l'unica che non è disponibile a sostenere questo governo. Ma non ho capito, ma è obbligatorio? Cioè non si possono avere remore, neanche il Padre Eterno, voglio dire. Ma allora, è chiaro che la tua, insomma, è una difesa non d'ufficio, ma una difesa politica. Ma veramente. Però io credo che il clima intorno a Fratelli d'Italia nelle prossime settimane sarà questo, Antonio. Insomma, è troppo facile immaginare, facile non immaginare che avvenga questo, ovvero una demonizzazione di chi non ha voluto sostenere il governo di tutti. È chiaro che poi, passato un mese, si andrà sui temi e lì, insomma, sarà anche interessante. Mario, ma noi abbiamo spalle larghe, abbiamo sopportato altro in questi 7 anni e siamo convinti che quello che è bastato per la sopravvivenza della destra ci basterà anche per giungere al trionfo. Basta che noi rimaniamo coerenti. Ma quello che mi scandalizza è che persone che fanno sempre i maestri e l'elogio della democrazia poi attaccano a chi sceglie di andare all'opposizione rispetto a chi sceglie le poltrone in questo minestrone ricco che stanno creando. Noi pensiamo che la funzione dell'opposizione sia una funzione altrettanto nobile nel gioco. Nobile, assolutamente. Importante e necessaria. Per i cittadini, e chiediamo rispetto per questo. Anzi, noi siamo convinti che sia una scelta moralmente apprezzabile, perché Draghi deve dimostrare. Voglio dire, dobbiamo vedere quale sarà il cambio di passo rispetto al governo Conte, fermo restando che noi abbiamo sempre detto e soprattutto abbiamo sempre fatto che quando ci sono provvedimenti che sono per noi condivisibili e nell'interesse della nazione li abbiamo votati sia nel Conte 1 che nel Conte 2, perché a partire insomma dallo spostamento di bilancio, che credo sarà uno dei primi, qualora dovesse nascere questo governo, credo che il primo atto del governo Monti sarà proprio quello di uno spostamento di bilancio, cioè il decreto Ristori 5 che attende come dire la copertura finanziaria, che è legata comunque ad uno spostamento di bilancio. Bene, Antonio, io ti ringrazio.
come sempre chiaro, d'altronde insomma, grazie. Fratelli d'Italia, fate la chiarezza una bandiera, grazie a chi ci ha seguito, appuntamento alle prossime dirette, arrivederci.